Bella a tutti ragazzi, sono Petsco e oggi sono tornato con un nuovo video di GTA 5 su un easter egg e su una curiosità molto, molto carina. Bene, ora mi trovo in cima alla scritta Vinewood. In cima si vede tutta la città. Ok, ora scendiamo. Ok. Ora ci vuole mezz'ora per scendere. Ho le braccia sporche di sangue, non si sa perché. Ok, così famo prima. Ok, andiamo la macchina. Ok, allora, per questo easter egg abbiamo bisogno di una torcia e ci dobbiamo dirigere precisamente in questo punto della mappa. Lo vedete? Qui. Preciso. Ok, andiamo. Allora, questa macchina ovviamente rubata da un tranquillo cittadino. Poveraccio, l'ho lasciato senza macchina. Ora quello starà andando in giro a chiamare la polizia. Allora, questo easter egg è molto curioso, eh. Mi raccomando, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi. Spero che vi piacciano, perché cerco di farli al meglio possibile. Presto mi farò anche dell'attrezzatura per fare i video ancora con una qualità migliore. Ok. Allora, qui dobbiamo girare a sinistra. Guardate quello. Faccio anche dei video su Black Ops se vi interessano. Se vi interessa anche giocare con me, se vogliamo fare qualche partita insieme, ditemelo, mi raccomando. Io gioco su Xbox. Allora, i miei video, se vi piacciono, fateli vedere anche ai vostri amici, in modo che insomma rendiate un po' così, in modo da far vedere i miei video un po' in giro, in modo che insomma mi facciate un po' pubblicità, come si può dire. Così, se vi piacciono, insomma, li facciamo vedere un po' tutti questi video, no? Ok. Quando il 31 ottobre, quando usciranno Battlefield 4 e Assassin's Creed 4, farò anche video su quelli. Spero, insomma, che vi piacciono questi giochi. Cioè, io sono molto amante di Assassin's Creed e di Battlefield. Allora, oddio, questo con la moto mi sta antipatico. Ok, ce lo siamo levato di mezzo. Non so perché, ma mi stava antipatico. Allora, scusate, ma siamo quasi arrivati, eh. Ci siamo quasi. Ecco, manca poco, manca poco. Farò anche un video su un altro easter egg di GTA 5 in cui vi illustrerò una curiosità che però bisogna avere, completare la storia di GTA al 100%. Io insomma vi farò vedere cosa si potrà fare con la storia al 100%. Oh, scusate, non l'ho fatta apposta. Oh, scusa cane. Ok, siamo arrivati. Lo vedete questo cartello sulla destra? Questo qua, c'è scritto Senora National Park. Ok,
noi dobbiamo andare indietro, fare scaricare la staccionata. Bene, vedete queste rocce? La stranezza di queste rocce è che hanno un 8 scritto sopra. Qui ci sono, qui c'è un 8, ma la cosa più interessante è questa qui. Qui si vedono tanti 8 scritti e c'è una, come possiamo dire, una frase, delle frasi che dicono: One is done, two was fun, three ride to run, four called mom, five's not a leave, six is nix, seven in heaven e not hate, not wait. Allora, la traduzione sarebbe in italiano: il primo è fatto, secondo è stato divertente, terzo ha cercato di fuggire, quarto ha chiamato la mamma, quinto non è più in vita, sesto è niente, settimo è in cielo, l'otto non aspetterà. E questo 8, sì, infatti questi 8, per questo ci sono tutti sti 8 disegnati sulle rocce. Guardate qui, qui ce n'è un altro grande di 8. Bene, questo ve l'ho fatto vedere. È molto strano, in effetti chi potrà essere l'ottavo? L'ottavo, cioè sembra come un assassino che abbia scritto queste frasi e sta per e vuole uccidere l'ottava persona. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere questo easter egg, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, fateli vedere anche ai miei amici. Ciao ragazzi!